Apex, prototipo di unità da ricognizione avanzata. Nella primavera dell'anno 2072, il progetto Apex era diventato operativo. Nelle zone sconosciute del tempo furono spedite delle sonde intelligenti, dei robot. Le analisi computerizzate dei dati riportati nella nostra epoca dalle prime unità, reduci dal viaggio nel tempo, rivelarono la presenza di un virus. Al fine di evitare un'epidemia, che avrebbe scatenato un paradosso, cioè un fenomeno solo apparentemente in contraddizione con ciò che è scientificamente provato, fu messo in atto l'ordine operativo A101, che prevedeva l'invio, in qualsiasi epoca, di crononavi d'attacco, attrezzate per la guerra batteriologica. Il loro rientro alla base era previsto solo dopo la completa cancellazione dell'epoca in cui si era rilevata l'infezione. Hai fatto un brutto sogno. Scusa? Un incubo. Un temporale. Natasha, vieni, vieni a vedere. Natasha. No! Che ore sono? Sei già sveglio? Sì. Di nuovo un brutto sogno. Non c'è niente da fare, purtroppo. Sì che c'è. Forse aveva ragione lei. Potevo rimediare a ciò che era successo. Fino a quel giorno era stato solo un brutto sogno. Io ero lo stesso di sempre, però avevo cambiato il mio passato e Natasha era uscita dal mio mondo per perdersi nell'infinità del tempo. Centro ricerca di Datatron, 3 aprile 2073. Stiamo per lanciare una cronosonda verso 100 anni fa. Non so cosa sia successo quel giorno, ma da allora la mia vita non è mai più stata la stessa.
Il numero di codice è accettato. Zona interdetta alle persone non autorizzate. È stato inserito il codice cronografico? Sì, 902... 58. I biodati della sonda precedente? Rilevati danni al DNA. Il virus? Secondo me è soltanto una cellula impazzita. Mutazione sintetica. Analisi incompleta. Sì, però ha la morfologia di un virus. Non starai pensando a un'epidemia? No. Però non vorrei che in quell'epoca ci fosse un focolaio. Sovraccarico sul portellone. Johnson, cosa diavolo succede? Confermata che c'è stata un'inversione di forza, come se qualcosa cercasse di ritornare indietro. Cosa sarà? La sonda non è stata ancora lanciata. Situazione! Tensione normale. Siamo di nuovo operativi. Procediamo o lasciamo perdere? Procedere. Online tra 8 secondi. Potenza acceleratori terminali al 70%, signore. 100 anni fa, 1973. Bei tempi quelli. Durata di contatto 9 minuti e 14 secondi, signore. Attenzione. Iniziata procedura apertura. Pronti per il lancio della cronosonda. Punto d'arrivo. Inquadrato. Deserto del Mojave. Nessuna traccia di vita. Ci siamo persi. Ho fame. Quando ci fermiamo a mangiare? Quando deciderò che possiamo fermarci a mangiare. E quando deciderai che possiamo? Attenzione. Sistema di lancio. Cronosonda Apex. È online. Procedura di controllo completata. Apertura portellone terminale. Meno 30 secondi. 30 secondi. Apertura portellone terminale. Meno 20 secondi. 20 secondi. Apertura portellone terminale. Meno 10 secondi. 10 secondi. Contatto. È rotta? No, è solo allentata. Mamma, posso fare una corsa? Certo, però non allontanarti troppo, mi raccomando. Siamo in contatto con la sonda. Prendi la radio. Dov'è Joey? Joey! Iniziare scansione magnetica. Joey!
Avanzare unità 3 metri. Tempo di codifica? 43 secondi. Ruotare antenna 45 gradi a sinistra. 45 gradi a sinistra. Fai rientrare la sonda. Flusso forza esterna sul portellone, natura sconosciuta. Cosa? Sonda fuori controllo. Isolare interferenza. L'ho persa. Attivare sistema autodistruzione. Contatto negativo. Unità fuori campo magnetico. Cambiamo frequenza. Rielaborazione dati. Attenzione. Sovraccarico energia. Autodistruzione. Dovrebbe essere confermata tra 6 secondi. Destinazione? È possibile. A questo punto è meglio isolare il laboratorio. Confermata procedura 101, priorità assoluta. Unità di sterilizzazione operativa. Controordine. Edge, per fermarla mi serve subito il codice di controordine. Interruttori di manovra. Dottor Elgin, mi dia il numero di codice. Negativo, A101 confermato. Forse è stato l'ordine di autodistruzione. Autodistruzione non confermata. Non è un'operazione militare. La sonda li ucciderà tutte e tre. Attenzione. Niente da fare. Circuiti di energia sovraccarichi. Chiudili. I comandi non rispondono. Bisogna ridurre la tensione o qui scoppia tutto. Premi il pulsante, Johnson. I comandi manuali sono nella centrale. Inserisci l'alimentatore. Ferma i generatori. Fermali. Negativo, i comandi non... Cosa aspetti? Fermali! Nel tempo. Mi dia il codice per bloccare l'unità di sterilizzazione. Proseguire operazione. Scusi, ma l'unità di sterilizzazione eliminerà ogni forma di vita, ucciderà il dottor Sinclair. Non potremmo metterci in stand-by in attesa di un eventuale segnale. Johnson! Johnson. 3 aprile 2073. Sono le ore 10. Situazione. Il laboratorio è isolato. Situazione di Sinclair. Sconosciuta. Disperso nel tentativo di fermare i generatori. Lascerò aperta una finestra. Una finestra telematica per dargli la possibilità di tornare in questo mondo. Se c'è ancora un mondo a cui ritornare, che Dio ci aiuti. Attenzione. Unità di sterilizzazione operativa. Portellone terminale rampa di lancio online. Joy! 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 Lasciala, cosa gli hai fatto? Niente, è stata l'esplosione. Andatevene via da qui, presto, andate! Presto, presto, muovetevi! Scappate!
militari e le manovre. Adesso non ci lasciano stare in pace neanche in mezzo al deserto. Ordine superiore. Missione sospesa. Natasha, hai ragione tu. È un vero piacere vedervi, ragazzi. Cammina! L'ordine di ripiegare. Credo che appena arriva il blindato, sai. E se quello non arriva, stiamo qui a farci ammazzare come polli. Senti che musica. Affanculo. Sei impazzito, lasci in giro il mitra. Dove siamo? Che cosa? In che anno siamo? Sarà meglio che la pianti di dire stronzate o ti ammazzo come un cane, hai capito? Ti ho chiesto se hai capito! Sì! Allora muoviti! Quanto ci vuole? 70 secondi. Rashad? C'è un robot a 800 metri. È quasi a tiro. Unità di sterilizzazione. Sinclair, ma che domande fai, proprio scemo? Trasporto! Il trasporto blindato numero 23.
Tutto il quartiere è in fiamme. Siamo sotto il fuoco nemico. Segnalate unità di sterilizzazione nei settori 23, 12, 37 ed 8. Unità nemica a 1000 metri. È a portata di tiro. Inquadrato. Fuoco. Obiettivo distrutto. Pronti a far fuoco fra 3 minuti. Rashad, dimmi. Un momento. Allora? Eccola, unità nemica a 2000 metri. Quanto manca al pronti a far fuoco? 1 minuto e 30 secondi. Bene. Eccolo. Vieni. Ecco, bravo. Questo non scappa più. Tornate al bunker. Buona fortuna. Vicino. Da bravo. Finalmente ho capito cosa mi è successo. Sono ritornato nell'anno 2073, però... in quello che in fisica viene definito un paradosso. Un fenomeno, cioè, solo apparentemente in contraddizione con ciò che è scientificamente provato. Cos'è successo nel nostro laboratorio perché si creasse questo mondo devastato da una guerra che, a quanto ho saputo, dura ormai da 100 anni? Le unità di sterilizzazione inviate dalla nostra centrale avrebbero già dovuto eliminare ogni forma di vita. Ma questi uomini continuano a combattere per la loro sopravvivenza. Qualcosa non ha funzionato, oppure c'è un fatto nuovo, qualcosa che io non so. Devo assolutamente uscire da questo paradosso e ritornare nella mia epoca per impedire che la sonda venga lanciata. Mi fai giocare con il mitra? Togliti dai piedi! Evitare qualsiasi contatto con persone con il biorilevatore rosso.
Gli unici sopravvissuti alla guerra. Per sfuggire alle unità di sterilizzazione devono vivere in bunker sotterranei. Ma in questo mondo c'è un altro problema molto grave. C'è un virus, una malattia che uccide questa gente. C'è un impulso di energia. Comunque è qualcosa che le unità di sterilizzazione non sono riuscite ad eliminare. Sinclair! Vieni qui. Guarda. Quando ve ne siete accorti? 90 minuti fa. Avete un grafico o una fotografia? No, adesso vediamo nelle città morte. C'è uno schermo. C'è mai stato nessuno? Certo, la gente che l'ha costruito. È di recente? Vedi, quell'edificio è in mezzo alla città morta. Tutti quelli che erano lì non ci sono più ormai. Secondo me dovremmo andare a vedere di che si tratta. Ti ha dato di volta il cervello. Non si sa mai. Meglio andare a vedere. Vaffanculo. Shepard, conosci il regolamento. Le ricognizioni devono essere autorizzate dal Comando Supremo. Sta buona, non ti impicciare. Prova a farmi star buona. Va a chiedere il permesso al comandante, se te lo dà. Ti serve qualcos'altro? Il comandante. Dov'è? Nel suo bunker. Dove vuoi che sia? Elgin, cosa ci fa qui? Elgin! Sì? Non mi riconosci? Se ti riconosco, che cosa ti prende? No, niente, io... Non è che ti sei rimesso a bere, vero? Mi sono... No. Allora cosa vuoi? È il permesso di andare in un posto con una pattuglia. Che posto? Un edificio nella città morta, settore 23. Vai con Taylor, Shepard e Rashad. È un altro in sostituzione del cannoniere. Ti sembra che qui sia tutto normale? Normale? Voglio dire, il posto, il tempo. Sinclair, ma che cazzo di domande fai? Non c'è niente di normale, non vedi? Certo. Sei sicuro di stare bene? Sto bene, sì. Allora, posso andare? Questo Elgin mi conosce per quello che sono in questo mondo, un soldato e basta. D'altronde come faccio a spiegargli cosa è successo? Ma tanto non mi crederebbe. Ed è logico, questo è l'unico mondo che conosce. Hai avuto il permesso? Sì. Con chi vai? Teo, Rashad, un sostituto del cannoniere. E te. Pezzo di merda che non sei altro. Ma davvero credi che io abbia voglia di fare la babysitter? Se non vuoi venire, dillo al comandante. Ho sempre pensato che sei un cagasotto. E ora che fai? Tiri fuori le palle. Ciao, a domani.
coglione. Stanza. Probabilmente sono anni che è la stanza del signor Sinclair di questo mondo, ma per me è la prima volta che la vedo in vita mia. Ho un rilevatore biologico. Chissà che tipo di virus ha infettato questo mondo. E chi è questo Sinclair? Ma chi sono? Ho completato il controllo dei pannelli solari, è tutto in ordine. Ora passo agli schemi del reticolo biologico. Come reagente userò le onde alfa. Ricerca. Sinclair. Natasha. Andropov, Natasha. È qui. È viva. Attenzione. Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Attenzione. Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Attenzione. Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Natasha. Attenzione. Evitare che vuoi? Sono io. Nicholas. Cosa vuoi, Sinclair? Attenzione. Evitare qualsiasi contatto. Non ti ricordi di me? Guardami. Attenzione. Insomma, cosa vuoi? Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno. Ecco, io domani esco in pattuglia, vuoi venire con noi? Attenzione. Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Tieni, dallo a Shepherd. Evitare qualsiasi contatto con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Attenzione. Evitare qualsiasi contatto. Ehi, stai attento. Sto dormendo. O almeno ci provo. Attenzione. Evitare qualsiasi contatto. Scusa. Con persone che hanno la spia del rilevatore biologico rossa. Nel mio mondo è mia moglie. Qui invece è un rude soldato. Come posso farle capire chi è veramente, chi è per me, in un altro mondo? Sono le 6 in punto. Cosa? Alzati.
Perché? Sono le 6, tra mezz'ora ce ne andiamo. Hai capito? Sì. Natasha, ieri sera non volevo disturbarti, scusa. Disturbarmi? Ma ti pare questo il momento di fare lo spiritoso? Mi fai uscire in pattuglia e ora ti scusi di avermi disturbata? Mi dispiace, non... non credevo di essere... Che cosa, eh? Lo sai, se qualcuno riuscirà a riportare le chiappe a casa, sarà perché io morirò. Che cosa ci fai tu qui? Non vorrei mica rompere i coglioni, lei guarda no. Che... Lei viene con noi. Sei impazzito! Noi non lavoriamo con loro. Hai dimenticato cosa è successo l'altra volta? Per colpa di un fiancheggiatore abbiamo perso quattro uomini, il mio migliore amico... Sta zitto! Prova a fare la stronza e poi vedi cosa ti succede. Ti faccio un culo che non riuscirai a sederti almeno per un anno. È stato Sinclair a chiederle di venire. Fallo a lui il culo se ti piace. Ad ogni modo tu puoi stare tranquillo, Shepard. Conta pure su di me, purché la squadra vinca, no? Rashad? No, nessun problema. Allora andiamo. Attenzione. Individuo infettato dal virus. Attenzione. Individuo infettato dal virus. Attenzione. Comunque, Sinclair, quando ritorniamo qui, noi due facciamo i conti. Attenzione, individuo infettato dal virus. Attenzione. Avanti. Unità nemica in avvicinamento a 800 metri. Un momento. Si allontana. Scansione. No, non ci aveva visti. Bene, allora andiamo avanti. Senza far rumore, mi raccomando. A 700 metri in avvicinamento. Porca puttana, ci ha inquadrati. Calma, Taylor, prepara il bazooka. Natasha, azione diversiva. No, aspetta, non possiamo lasciarla qui. È il suo dovere, cammina. Muoviti, corri, corri. Torniamo indietro. Tornare indietro? Ma sei impazzito? Smettetela! Rashad, com'è andata? Non l'ha preso, sono ancora lì. Allora è come se fosse morta. Andiamo. Cosa vuoi dire? Ma cosa credi che faccia il militare per sport? Dobbiamo muoverci, Shepard. C'è una missione da compiere. Thank you.
andiamo. Natasha. Facendola venire con noi ho condannato Natasha a una morte atroce. I soldati qui vengono usati per missioni suicide. Naturalmente lo sanno e quando li chiamano forse obbediscono proprio perché vogliono morire. Cazzo! Gli straccioni! Andiamo ad accamparci da un'altra parte. Ah sì, e dove? Rashad? Non c'è nessuno. Se c'erano, ora non ci sono più. Dove c'è fumo, c'è arrosto e lì c'è addirittura un fuoco. Sta zitto, per favore. Entriamo. No, no, aspetta. C'è qualcuno. Davanti, a 10 metri. Salve, ragazzi. Non è vero, non è possibile! La prossima volta avvertici che sei tu, se non vuoi che ti facciamo esplodere il culo. Sono contento che ce l'hai fatta. Tutto bene, Sinclair? Sì, perché? Prima ho avuto l'impressione che ti fossi fumato il cervello. Ammazzare per salvarti le chiappe. Che ti ha chiesto niente? Ho gridato aiuto. No, e allora che cazzo vuoi? Allora facciamo così, la prossima volta che vuoi farti inculare avvertimi. Io non permetto a nessuno di prendermi per il culo. Davvero, Taylor? Va bene, da oggi in poi ti prenderò a calci nei coglioni. Maledetta puttana. Tocca un'altra volta mia moglie e ti ammazzo come un cane. Non c'è problema, tanto con te è solo questione di tempo. Andiamocene, forza! Tra poco sarà pieno di robot a combattimento qui. Rashad, allora? Dunque, a 9.000 metri unità nemiche in avvicinamento.
Togliamo la corda, presto! Ieri sera l'ho chiamata mia moglie. Crederà che sono matto. D'altronde come faccio a spiegarle cosa ci è successo? Fermi! Lì c'è gente. Quanti sono? Non lo so, non si capisce. Li potremmo girare intorno, però ci farebbe perdere un sacco di tempo. Shepard, ho un'idea. Adesso gli tiro un bel proiettile. Faccio saltare tutto per aria e buonanotte. Tanto sono soltanto degli straccioni. Non dire stronzate. Andiamo a vedere. Tu va avanti per primo. Per primo? Perché io? Fai andare lei per primo. È un ordine, Taylor. Muoviti! Ma vaffanculo. Ferma dove sei! Ma che fai? Prima mi smari e poi mi dici di fermarmi! Non sparate! Abbassa quel mitra. No, abbassateli voi! Siamo in 5 contro 1, ti riduciamo come un colabrodo! Certo, è vero, ma devi dire 4. Tu non ce la farai a spararmi, perché fra un attimo avrai la pancia piena di piombo. Brutta palla di lardo che non Abbassalo e noi abbassiamo il nostro. Cosa? Non fare il furbo con me! Abbassate prima voi il vostro! Abbassalo, altrimenti ti devo uccidere. Va bene, sparami! Però prima fammi impallinare il ciccione. Beh, ha ragione. Devi dargli almeno il tempo di sparargli. Sentite, fa la spiritosa! Preshad! Shepard, fate qualcosa! Uccidete quel bastardo! E va bene, forza! Abbassiamo tutti il mitra. Coraggio, sparagli! Io ti spacco il culo, sai! Ce l'hai piccolo, non ce la farai mai! Sparargli no, sarebbero pallottole sprecate. Dentro ci sono 2 persone. Chi c'è lì dentro? Al primo che si muove, giuro che l'ammazzo, ammazzo tutti. Poi vi levo gli occhi dalle orbite e mi faccio una bella collana. E con le orecchie? Cosa? Perché con di solito le orecchie. Sei proprio un coglione, figliolo. Ma non lo vedi? Non lo vedi che è un dilettante? Smettila, Taylor! Nessuno vuole fare del male alla tua famiglia. Ciao. Tu! Mostrami il tuo violettone, eh? Affanculo. Lascia perdere la mia bambina, chiaro? Riconosco la loro puzza a 1 miglio di distanza. Tutto bene? Maledetti appestati. Sono cazzi miei. È tutta colpa loro se siamo ridotti così. La bambina non ha il lettore. È libera. Non è prigioniera come noi dei politici che si sono inventati i biolettori per poterci tenere sempre sotto controllo. Il mio me lo sono strappato. Mi cazzi amari. Molto male. Male? No, no, ma quasi morivo dissanguato. Andiamo, andiamo via. Ehi, ma dove diavolo andate? Ehi, scusate, per caso vi avanza un po' d'acqua? Taylor, dagli la tua borraccia. Puoi scherzare? La mia acqua non la do a nessuno. Ecco, è per te. Grazie. Prego. Grazie. Di niente. Di lì andranno proprio a finire in mezzo ai robot. Quei disgraziati se la prendono con i politici. Figuriamoci, sono tutti morti da chissà quanti anni. E i pochi sopravvissuti di questo mondo non sanno nemmeno chi sono i loro veri nemici. Da più di 100 anni stanno combattendo contro i robot mandati dalla nostra centrale. Però hanno imparato a difendersi. Dubito che la vita possa essere cancellata da questo mondo. Gli esecutori dell'ordine A101 non sono riusciti a bloccare l'epidemia e purtroppo il virus si è diffuso. Quante persone sono morte per il contagio?
Da qualche parte su queste montagne ci sono le rovine della centrale di lancio delle cronosonde. Devo assolutamente fare in modo che una cosa simile non succeda mai più. Giorni di marcia per questa merda. Vaffanculo, Sinclair! Rilevamento della scansione. Sepolta sotto le macerie c'è una fonte di energia. A 700 metri, 23 gradi a nord-nord-est. Sinclair, vieni a vedere. Il flusso non è uniforme. Questo me lo poteva anche dire lui. Voglio sapere cos'è. Non lo so. Certo, Sinclair, che sei proprio un gran pezzo di merda. Ci hai fatto venire fin qui e non ti sei nemmeno... Basta! C'è solo un modo per saperlo. Shepard, però non è un campo di forza. È come una specie di fascio, come se... Il fascio di luce di un faro? Non lo so, è intermittente. E questo cos'è? Unità nemica a 9.000 metri. Viene verso di noi. Andiamo, forza! Entriamo, coraggio. Shepard, robot a 800 metri in avvicinamento, ci ha inquadrati. Calma, modulo di difesa 1-3. Taylor, carica il bazooka. Natasha, azione diversiva. Rashad, bloccagli il radiotelemetro. Radiotelemetro cieco. Taylor, pronti fra 20 secondi! Da bravo, che glielo sbattiamo dentro. Potenza massima. Via la sicura, inquadriamo. Non vede niente. È a 6, 5, 4. A 700 metri. Adesso si sta avvicinando. Obiettivo a 1, 6, 5, 4. È a 300 metri. Ci siamo, Taylor. Non lo vedo, dov'è? Dietro quelle rovine, sta calmo, adesso arriva. Natasha, fai fuoco a volontà. Cosa aspetti? Sparagli! Sta buono, Sinclair! Taylor, quanto manca? Pronti! Esattamente tra 8 secondi gli rompo la carrozzeria in 1000 pezzi! Tu continua ad acciacarlo, lasciate! Che se la prenda con la stronza! Sinclair, dove vai? Fermo, non fare il coglione! Thank you.
siamo! Evviva, l'ho preso! Rashad? Via libera. Su, andiamo dentro. Cosa cazzo è questa pizza? Non riesco ad isolarla. Comunque puzza di bruciato. Il quadro comandi, è vero? Ti interessa? Accidenti, ragazzi, questo posto mi fa venire i brividi. Andiamocene, qui non c'è niente. Anch'io ho paura. Ehi, Shepherd! Vieni un po' a vedere cosa c'è qui. Fra un momento. Attenzione. Zona proibita alle persone non autorizzate. Presentare numero codice... Rilevate tracce di gas e carica elettrostatica. Se si interrompe questo posto diventerà una fornace. Dovevamo andarcene prima, quando l'ho detto io! Per Dio! Qual è il numero di codice? Attenzione. Qual è? Vogliamo scommettere che non lo sa? È tutta colpa tua! Andiamo, forza, forza. Se uscivamo quando l'ho detto io non sarebbe successo niente. 14, 3, andiamo. Forza. Su. Numero di codice valido. Siete autorizzati ad entrare in questo settore. Posso sapere come hai fatto ad azzeccarle? È troppo complicato. La centrale di lancio è praticamente intatta. La devo rimettere in funzione per potermene andare da qui. Che cosa fai, Sinclair? Controllo il computer. Ma certo. Operazione in corso. Programma A101. Priorità assoluta. L'operazione delle unità robotiche deve continuare fino alla completa eliminazione del virus dalle zone infette. L'ordine A101 è ancora operativo. Tutto bene, Sinclair? Tutto bene, sì. Controllo sistemi interni, negativo. La risposta determina sovraccarico del sistema informatico. Attendere, prego. Confermato. Attenzione. Abbassamento di tensione nella griglia solare principale. Spazi di tensione. Sul circuito.
Bisogna controllare i pannelli solari. Rashad, Taylor, andate sul tetto. Non ho capito. Vuoi che ritorniamo lì fuori? Ma siamo appena entrati. T'ho dato un ordine. Muoviti, obbedisci. Io sul tetto non ci vado. Io voglio stare qui. Tu invece ci vai, e subito. Avrei dovuto arruolarmi in marina. Tu hai capito cosa gli è successo? Quel coglione non aveva il codice. Si può sapere che succede, Sinclair? Che vuoi dire? Voglio sapere che succede. Te l'ho detto, non lo so. Non lo sai. E come facevi a sapere le ultime due cifre del codice? Ho avuto fortuna. Non ti credo. Vado a vedere che cosa fanno Taylor e Rashad. Tienilo d'occhio. Va bene. Però che strano, Sinclair. Che cosa? Lavoriamo insieme da quasi 2 anni e se devo dirti la verità non mi sei mai piaciuto. Ma adesso mi piaci ancora di meno. Non capisco. Produce corrente, però è come se il software avesse delle istruzioni sbagliate. Prova il circuito Q. Circuito Q? Attenzione. Che cazzo succede? Scappiamo! Attenzione. Interruzione di energia. Attivate i comandi regolatori, sistema di isolamento. Merda. Qui è successo un casino. Anche qui. Resteremo isolati fino al ritorno della corrente. Quanto ci vuole per riparare il guasto? Rashad? Questo ormai è andato. Per farlo funzionare bisogna sostituire il circuito. Sei sicuro? Sì, purtroppo non c'è altro da fare. Bisogna per forza tornare alla base. Andiamo, non è il momento di scherzare. Vuoi dire che dobbiamo tornare alla base per un circuito di merda? Basta. Su, chiamami la base. C'è la dinamite! Facciamo saltare per aria la porta e buonanotte! No, non si può. L'onda d'urto farebbe crollare l'edificio. Resterebbero sepolti lì sotto. Ah, beh, la cosa non mi dispiacerebbe affatto. Qui la situazione è peggiorata. Il comandante vi ordina di rientrare. Anche qui la situazione è molto grave. Sinclair è rimasto intrappolato. Ci dovete mandare qualcuno con... Un circuito Q75. Un circuito Q75. Negativo, Shepard. Qui siamo in una situazione di priorità 1. Priorità 1? Priorità 1. Qui c'è qualcosa che non funziona. Sì, senti. Noi torniamo alla base. A prendere un circuito torneremo tra 60 ore. Cazzo, ci hanno fregati! Non torneranno mai più! Stai calma, non importa. Buona fortuna. Ciao, ciao. Che testa di cazzo! No, no, aspetta, aspetta, sta buono. Unità nemiche a 3.000 metri in avvicinamento. Non ci hanno visto. Andiamo, forza! Così mi piace. Come, non importa.
Guarda che siamo sepolti vivi, Shepard ci ha abbandonati, anche se devo ammettere che questa da lui non me l'aspettavo. Se riesco a riparare il generatore, possiamo farcela da soli. Allora riparo, le fa aprire quella porta. Non mi interessa aprire la porta, voglio provare a rendere operativa la rampa di lancio. Ma di che cazzo parli? Se vuoi te lo dico, ma non mi crederesti. Tu devi dirmi solo una cosa. Che cosa? Perché mi hai voluta con te? Ieri hai detto che sono tua moglie. Le assomiglio. Voglio dire, mi assomigliava. Non so, forse è stata fortuna. Oppure il destino, però resta il fatto che sono riuscito a trovarti. Non hai ancora risposto alla mia domanda. Perché hai detto che sono tua moglie? Perché in un altro mondo tu sei mia moglie. Aspetta, aspetta, fermi, fermi! C'è qualcosa. Dunque, a 2000 metri... Non lo so, non lo vedo più. È sparito. Sei sicuro? Non vedo più niente, è sparito. Andiamo, è il terzo falso allarme in un'ora. Quel coso mi ha frullato i coglioni. Mi spiace, ma ho osservato che tutto ciò che riesco a captare dopo un po' interrompe il contatto e va verso il laboratorio. Allora per quei due sono davvero cazzi amari. Spero di riuscire a contattare il laboratorio del mio mondo e fermare il lancio della sonda che ha causato l'incidente. Piano A101 operativo. È stato identificato. Che succede? Non lo so. È sparito! Come sarebbe sparito? Era lì e non c'è più. Ma io l'ho preso quel culo! Non l'abbiamo preso, non c'è più! Andiamo! Analisi di perturbazione. Interazione con paradosso di altra epoca determina variazioni in curva distribuzione virus. Analisi curva distribuzione virus. Deviazione dai contagiati dal caso originale. Dati caso originale. Nicholas Sinclair. Condizione attuale sconosciuta. Sono stato io. Ho portato io in questo mondo il virus del paradosso. Che c'è? Ho contattato il computer dell'altra centrale. Aprono una finestra telematica. Finestra telematica. Per tornare a prima dell'incidente. Ti devo dire una cosa. Che cosa? Non è stato un incidente tecnico. È tutta colpa mia. Ma di che cosa parli? Durante i preparativi per un lancio nel tempo, sono stato proiettato nel 1973 e ho causato un paradosso. Sinclair, io... Non puoi capire, non fa niente. Siamo prigionieri qui dentro.
dove moriremo. Aiutami, ti prego. Cosa devo fare? Il contatto tra le due centrali ha creato un equilibrio fra i due mondi. Di conseguenza le persone di quest'epoca dovrebbero venire risucchiate nella mia e il paradosso dovrebbe annullare se stesso. Dove sono gli altri? T'ho chiesto dove sono gli altri. Sono spariti. Comandante! Comandante! Cosa avete combinato? Scusi, non capisco. Dov'è Sinclair? In quel laboratorio. Ma gli altri dove sono? Andate via. Che significa andate via? Via dove? Cosa t'ha detto Sinclair del laboratorio? A quale proposito? T'ha detto del laboratorio! Non mi ha detto niente. Non è possibile. Non ti ha detto niente. Non ti ha parlato di qualcosa che è anormale, che è fuori dal tempo. Fuori dal tempo? Dammi la tua opinione. Secondo te è impazzito? Impazzito? Torna subito a quel laboratorio, lo devi fermare. Non capisco come fermare. Ad ogni costo. E poi distruggi il laboratorio. Ma prima di tutto devi impedire a Sinclair di fare qualsiasi cosa stia facendo. Sono stato chiaro? Signor, sì. Comandante! Comandante! A quanto siamo? 8 ore e 36 secondi. È tutto per tornare da tua moglie. Devi esserne molto innamorato. Sì, molto. Anche se qui sei diversa, il sentimento... ciò che provavo per te non è cambiato. Ti amo ancora.
Non hai paura di toccarmi? No. Sta qui, da brava. Avete visto mio marito? Per favore, aiutatemi a trovarlo. No, qui non c'è niente. Mi dispiace, ma che cosa è successo? È sparito così all'improvviso. Vi prego. Non possiamo farci niente. Andiamo. Mi dispiace. Ehi. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Cosa fai ancora lì, imbecille? Dobbiamo tornare al laboratorio, muoviti. Diamo almeno un'occhiata in giro, ti prego. Forse lo troviamo. Ho detto muoviti. Non possiamo lasciarle qui. È un ordine, Rashad. Controllo oscillazione di potenza. Attenzione. Attivato il sistema di apertura portellone di rientro. Di rientro? Cosa c'è? Sta per tornare qualcosa. Guarda! La centrale del mio mondo ha localizzato la fonte del segnale che gli ho mandato e vogliono impedirmi di tornare. Bene, no? Fra 18 minuti ritorniamo a casa. Vuoi dire da tua moglie? Sinclair, mi senti? Non credo, ci sono interferenze molto forti. Sostituisci il circuito. Va bene. E poi facciamo saltare tutto. Sempre che non ci sia qualcos'altro che non funzioni. Il segnale d'allarme. Unità nemiche manovrano a 2000 metri. Quello è pronto? E muoviti! Un momento. Ecco, c'è corrente. Su, entriamo. Ci sono ancora interferenze molto forti. L'esplosivo? L'esplosivo è pronto. Numero di codice valido. Siete autorizzati ad entrare in questo sito. Non sparate! Indietro! Indietro! Porca puttana! Scansione! Ci sono altri due robot a 1500 metri in avvicinamento. Quando ha detto non sparate, sai cosa allora avremmo dovuto fare? Allora facciamo così. Sparare a lui! Chiudi quella focaccia! Smettila di rompere i coglioni. Andiamo di là, lo blocchiamo e poi vai a mettere la carica. Capito? Certo, capito. Giù, andiamo. Me lo tiro dietro, tu intanto. No! Arrivederci in un'altra vita. Thank you.
cedimento nella struttura portante. Procedura del sistema di emergenza operativa. Attenzione. Rilevato cedimento nella struttura portante. Procedura del sistema di emergenza operativa. Smetto, sistema l'esplosivo. Merda, non ce l'ho. L'ho perso. Che cosa ce ne frega? Scappiamo! Torna dentro a cercarlo, sbrigati! Ma sei impazzito! Sarebbe un suicidio! Dietro quella porta c'è un robot da combattimento, lo capisci? Ho dato un ordine, devi obbedire, chiaro? La verità è che tu vuoi vedermi morto! Brutto figlio di puttana, muoviti! Vallo a cercare! Il robot! Corri! Dunque, unità nemica... Sì, buonanotte, qui intorno è pieno di robot. Scappiamo ognuno in una direzione, ci vediamo davanti alla baracca del sorcio. La donna e la bambina possono venire con noi. Che cosa? La donna e la bambina non hanno nessuno, possono venire con noi. Ti prego. D'accordo. Grazie. Scappiamo, forza! Di un robot adesso. Thank you.
attimo di pace. Speriamo sia vero quello che ha detto il sorcio. Andiamo. Procedura apertura portellone di lancio, meno due minuti. Sinclair! Sovraccarico di energia. Ma cosa stai facendo? Acceleratori terminali. Vieni via, muoviti. Io devo andare. Tu non vai da nessuna parte. Torno nella mia epoca. Insomma! Si può sapere che sta succedendo qui? È difficile da spiegare, ma io devo partire. Partire? Dove devi andare? Fa vedere la spalla sinistra. Perché? Scopriti la spalla sinistra, ho detto! Attenzione. Apertura portellone di lancio, meno 60 secondi. Stupido figlio. Attenzione. Di puttana. Sovraccarico di energia. Ti sei fatto una tascia, vero? Comunque, tu non vai da nessuna parte. Tu rimani qui con me. Se mi fai andare, proverò a bloccare il virus prima che si diffonda. Guarda che ti riempio di piombo, te lo giuro. Credo che il volo per andartene da qui... E non solo per colpa mia. Attenzione.
la morfologia di un virus. Non starai pensando a un'epidemia? No. Però non vorrei che in quell'epoca ci fosse un focolaio. Johnson, cosa diavolo succede? Ho visto il Nicholas Sinclair che apparteneva al paradosso tornare nella mia epoca per bloccare le operazioni di lancio della cronosonda. Per alcuni giorni io e lui siamo stati la stessa persona, ma solo noi due sapevamo che io ero stato nel suo mondo. Riuscendo a fermare la sonda, ha definitivamente eliminato il paradosso, però così ha eliminato anche se stesso. Ora tutto è ritornato ad essere normale. Cioè, quasi tutto. Perché mi guardi così? Sono ingrossata? Non lo so. Ti trovo bene. Sì, sei un po' ingrossata. Come stai, Nicholas? Io bene, grazie. Temporale. Natasha, vieni a vedere. Natasha. È primavera. Il tempo è una cosa molto strana. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa uno faccia, tutto cambia. E niente sarà mai più lo stesso di un attimo prima. Quando ci fermiamo a mangiare? Quando deciderò che possiamo fermarci a mangiare. E quando deciderai che possiamo?